questa coalizione, per cui le conclusioni a Massimo Iudice, candidato a sindaco di Roma. Dopo un intervento così da veramente da grande condottiere, difficile, però ce la mettiamo tutta, anche perché siamo giovani. Io ovviamente ringrazio tutti quanti voi per la presenza e soprattutto ovviamente lasciatemi dire fare qualche considerazione, anche perché ormai siamo in fine elettorale. Voglio subito precisare, ma non perché state tutti davanti i candidati, veramente concordo e condivido e l'ho toccato con mano questa grande correttezza dei candidati di Forza del Sud in questa battute di campagna elettorale, ma soprattutto del grande entusiasmo, perché oggi qualcuno, le persone mi fermano e dicono come va la campagna elettorale, io dico entusiasmo, più grande entusiasmo, una cosa che prende la scina, poi la stanchezza, mi porta la fiume in vita. E voi siete la prova vivente, perché Forza del Sud è una delle liste più entusiaste di questa campagna elettorale che vi trascinano continuamente. E di questo vi voglio ringraziare, ovviamente per la stima, l'affetto, ringrazio anche Gennaro Pozzolino che mi chiama in qualsiasi minuto, in qualsiasi momento, pur di creare questo momento di empatia con i candidati, con gli elettori, e veramente di questo ne sono fiero. Che dire, noi appena abbiamo iniziato questa campagna elettorale io subito ho voluto mettere alcune precisazioni, e ho voluto fare delle precisazioni. E concordo con l'onorevole Longhi che noi siamo il centrodestra a Casoli, siamo il vero centrodestra a Casoli. Abbiamo un'area che è quella ovviamente del portatore di valori, di idee e di concretezza. Ed è vero, io ho impostato una campagna elettorale, ma forse anche il mio stile di vita, il mio modo di concepire la politica, quella della contrapposizione delle idee, non delle persone, perché Casoli in questi 20 anni ha avuto e sta anche in queste settimane, continua a mettere in campo la contrapposizione delle persone, la denigrazione delle persone. Io ho sempre risposto, ognuno si fa la sua campagna elettorale, poi saranno i cittadini a rispondere e a valutare i candidati. Anche qui dobbiamo ritornare ad un modo di fare politica, perché alla fine i programmi elettorali, onorevole, questa è una città che ha bisogno di normalità, prima di tutto, poi vengono tutti i grandi progetti, ma questa città ha bisogno di normalità. Io sono una bambina di 1 anno e mezzo, lo dico sempre, ho difficoltà a passeggiare col carrozzino, devo andare in un'altra città a farmi la passeggiata la domenica, e queste sono cose che non possiamo consentire, lo dico da casoliano, chi mi conosce lo sa, sono un casoliano da sempre. Noi dobbiamo riappropriarci di questa città, ma a riappropriarci di questa città dobbiamo creare le condizioni affinché questa diventi una città normale, dove si può passeggiare, dove le strade non sono più una corriera, dove... manca la pubblica illuminazione, perché poi io torno a casa la sera arricchito sotto l'aspetto umano, perché vedo, mi faccio proprio perché io mi sento a casa, ormai sono pure abituato purtroppo. Allora, io faccio le considerazioni, torno a casa la sera e mia moglie dice dove sei stato, facciamo le valutazioni insieme, no? E dico guarda, ho visto delle realtà allucinanti che veramente arricchiscono tutto l'aspetto umano, che ci sono veramente persone che, come si può dire, ma dire a fine mese è poco, ci stanno delle realtà che ti sconfortano, ma nello stesso tempo ti incoraggiano, che dice veramente qua bisogna fare qualcosa, perché siamo veramente, secondo me, limite. E come però devo dire anche una cosa importante, lo dicevo a qualche amico imprenditore in questi giorni, io ho scoperto, io faccio il commercialista e posso garantire che a Casoria ci sono delle realtà e delle eccellenze che io non conoscevo, delle aziende che veramente vogliono dare una mano a questa città, però dicono guarda, in questi anni non abbiamo mai trovato una politica, la politica è stata sempre vissuta, non una politica stabile, non ci sono stati mai dei riferimenti certi, e ovviamente camminiamo in sordina, abbiamo la nostra nicchia di mercato, che non è, forse abbiamo solo la sede legale, però non intendiamo scendere in prima linea, perché ci viene ovviamente difficile metterci in gioco. E questo è anche il modo di aver fatto la politica. Io rivendico alcune cose nei primi mesi di questa amministrazione, no? Proprio i primi mesi,
Poi sono stato uno di quelli che era in imbarazzo, perché si è iniziato a fare una politica delle prebende dei singoli consiglieri comunali. Secondo me là è stato l'errore cruciale di questa amministrazione uscente. Perché io l'ho detto, noi l'abbiamo con Angelo, con l'onorevole Marino, subito abbiamo messo in campo delle regole. Ho detto, dobbiamo condividere il programma, che non deve essere il programma del sindaco, ma deve essere il programma di una coalizione. Perché io mi sento, quando uno dice tu sei il candidato, io sono il candidato di una coalizione, e come dice l'onorevole Rondi, a un certo punto non potevo tirarmi più indietro. E lo dico da casoliano, e lo dico da professionista, non potevo più tirarmi indietro. E dovevo, ho sentito ovviamente il dovere di scendere in campo per la mia città. E abbiamo messo in campo un programma, dei punti che abbiamo determinato, le cose da fare subito, anziché questi famosi 100 giorni, primi mesi che faremo. E abbiamo fatto una condivisione, questa condivisione sarà quella che ovviamente mi accompagnerà durante la legislatura, che sarà una condivisione con i partiti e mai con i singoli consiglieri. Cioè io non farò mai e poi mai accordi con i singoli consiglieri, perché quando si parla non ci sono più partiti, ma secondo me dobbiamo anche noi educarci a comportarci e a far sì che i partiti ritornino ad avere la propria dignità anche nel confronto quotidiano come sindaco rispetto alla sua coalizione. Quindi dicevo, le cose da fare subito quali sono? Dobbiamo ovviamente ripristinare la rete urbana e ai limiti. Dobbiamo aumentare la raccolta differenziata, perché teniamo il problema di immondizia. Qualcuno dice, ma come si risolve? Sento parlare ovviamente qualche collega di progetti di Treviso, Bolzano, poi ritorniamo al fatto che dobbiamo sempre trovare qualcosa dagli altri, e poi come noi non siamo capaci come professionalità, come classe politica di trovare le soluzioni in casa nostra. E quindi io dico che noi dobbiamo soprattutto aumentare questo ragionamento della raccolta differenziata, la porta a porta, eliminare i cartonetti dalla città. Questa è la chiave di volta, guardate, è un fatto di mentalità che tutti quanti dobbiamo abituarci. Questo è l'azione forte in questa amministrazione, anche in modo molto drastico, perché poi cambiare le abitudini è difficile. Io dicevo a qualcuno, noi siamo arrivati ad avere l'abitudine di fare lo slalom con l'auto per scartarci dall'immondizia, una cosa assurda, solo noi riusciamo ad avere questo spirito di adattamento. Come anche noi dobbiamo mettere in campo ovviamente una grande attenzione alle periferie, alla zona di giù a Pino, che questa è una cosa che ci tengo a dire. In questi giorni cerco di spostarmi, per non dire il termine Alpino, perché io dico che quella è casoria. Allora, quando parlo di Alpino dico via Giotto, via Nazionale delle Puglie, via Parco dei Vini, perché è una realtà che è stata abbandonata e abbiamo consentito di strumentalizzare un'azione politica all'interno di un territorio che è poi un territorio casoriano. Dobbiamo fare in modo ad far sì che quella zona si riappropri anche dell'identità casoliana, perché loro non festeggiano la festa di San Marco, non la festeggiano. Non si possono sentire casoliani. Quindi noi dobbiamo stare vicino a questo territorio, e la prima cosa da fare è creare il trasporto interno. Cioè, se noi non creiamo un collegamento le due zone, sicuramente loro si renderanno sempre lontani dal centro della città. E poi una cosa importante è quella di mettere le basi sul, come diceva l'onorevole Ronghi, l'occupazione e lo sviluppo. La Soria deve mettere in campo subito dopo essere stati eletti il problema del piano occupazionale e soprattutto il piano urbano comunale, che ovviamente è quello che mette al centro dell'attenzione le aree di sviluppo. Che sono queste aree di sviluppo? Casoria negli anni 70 era una cittadina molto, molto civile, no? Dimenticata forse dal porto, parliamo la Sesto San Giovanni, la chiamavano. E quindi ci c'erano bellissime aziende, poi se ne sono andate via, e quindi hanno sospeso le proprie attività, ecco che da là si chiamano queste aree di sviluppo. E noi dobbiamo mettere al centro dell'attenzione queste aree, perché solo attraverso queste aree sono l'unico e l'ultimo volano che questa città ha a disposizione per creare occupazione e sviluppo. Il resto sono solo fuggiti.
il resto sono solo frottole, oppure creare clientelismo per le singole soggetti. E poi una cosa che voglio dire, io in questi giorni una cosa bellissima che non trovo assolutamente un compromesso. Io quando parlo della gente c'è grande entusiasmo, nessuno mi cita, c'è solo la vivibilità e la normalità. È finito anche il tempo, e se c'è qualcuno ancora fa questo richiamo delle sirene, dell'occupazione, è veramente uno sprovveduto e un responsabile, perché io dico che sui bisogni della gente non si scherza. Capisco e so che significa venire dalle radici semplici, e quindi non bisogna scherzare, bisogna dire la verità, bisogna mettere le basi per creare una città vivibile e per creare lo sviluppo, perché Casoria ha le potenzialità per arrivare a cambiare. E Casoria, io penso che deve essere la città che si deve ovviamente proporre come protagonista dell'area nordinata. Deve essere la città guida dell'area a nord di Napoli, perché abbiamo un'area che è così vasta, la famosa città metropolitana, dove Casoria deve avere la sua identità e deve avere ovviamente la capacità di trainare tutti questi comuni a nord di Napoli, perché questo ovviamente in questi anni non c'è stato, anche perché non c'era la politica, non c'era un'identità casoriana, ovviamente. Io non ho mai visto un assessore casoliano che andasse a fare l'assessore da Tragure, non l'ho mai visto. Noi dobbiamo cercare di potenziare le nostre professionalità, i professionisti. Io sto vivendo questo momento veramente di grande gioia, di un entusiasmo, ripeto, enorme. Vedo l'associazionismo che si sta risvegliando, i professionisti. Stamattina ho fatto un incontro con l'ordine dei commercialisti, con tutti i commercialisti di Casoria, e veramente, come anche con i miei colleghi, era un momento di grande rispetto. Io ovviamente ci ho messo la faccia, mi hanno sostenuto, mi hanno voluto, Forza del Sud è stata una di quelle dei partiti che hanno, come diceva l'onorevole Ronghi, ha voluto questo cambiamento, hanno riposto in me la fiducia per cambiare questa città. Io quello che vi posso dire è che ce la metterò tutto. Con l'aiuto del vostro sicuramente riusciremo a vincere. Grazie.